Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città. Senti, facci passare, che abbiamo un appuntamento con il DJ. Siamo tra l'altro in clamoroso ritardo. Guarda che la serata è finita. La gente sta andando via. Questo è impazzito. Ma noi due ti sembriamo la gente. Quale parte di abbiamo un appuntamento con Azark non hai capito? Senti, io qui sto lavorando. Ti ho detto che la serata è finita e non facciamo entrare più nessuno. E comunque, anche se non era finita, vestiti così, non vi facevo comunque... Ma scusa, tu ti rendi conto di quello che stai facendo? Io... Perdonami, sono Max, il suo assistente. Tu lo sai chi è lui? Lo sai che Azark in persona ha richiesto di suonare con lui? Ci stai facendo perdere un sacco di tempo. Tu lo sai com'è Azark quando si incazza? Perché io lo so. Quando se la prenderà con te, perché se la prenderà con te, io sarò lì. Va bene, entrate, sai che cazzo me ne frega a me a fine serata? Io tra 10 minuti stacco. Ciccio, facci passare che Gozer si aspetta, dai. Sa che non t'ha capito. Senti, abbiamo un appuntamento con il DJ, tra l'altro in clamoroso ritardo, dai. Nani, uno e due. La serata è finita e la gente sta uscendo, per cui niente. Cioè, tu non hai capito quello che stai facendo? Io ho un appuntamento importantissimo con il DJ là dentro a cui... Scusami. Sono... Ciao, sono Max, il suo assistente. Tu lo sai chi è lui? Tu lo sai che Gozard ha richiesto espressamente di suonare con lui? Tu ci stai facendo perdere un sacco di tempo. Tu lo sai come Gozard quando si incazza? Perché io sì. E quando se la prenderà con te? Perché se la prenderà con te, guarda, io sarò guarda, lì. Guarda, cosa cazzo me ne frega? Io fra 10 minuti stacco. È una sigaretta. Vai, vai, vai. Niente. Hanno ucciso l'uomo ragno.